Bene, allora l'orario, non ci siamo fatti spaventare troppo da questo caldo, grazie di essere qui. Ho chiesto al professor Flavio Fusipecci di darmi 2 o 3 minuti iniziali, perché la speranza è quella di andare fuori e fare osservazione del cielo col puntatore laser al termine, per cui al termine non ci sarà l'opportunità, il tempo di presentare la prossima conferenza, quindi 2 minuti ve l'anticipo adesso. Allora, la prossima conferenza sarà tenuta da una matematica imolese, ordinaria dell'Università di Bologna, la professoressa Mirella Manaresi, il 17 di luglio. Il titolo lo vedete qui, numeri primi da Euclide alla crittografia moderna. Allora, può sembrare presuntuoso voler fare delle conferenze di divulgazione scientifica di argomento matematico, però noi siamo convinti che cambiando le modalità e cambiando la mentalità di proposta lo si possa anche fare. La professoressa Manaresi è d'accordo, perché ha accolto la nostra proposta. L'argomento è un argomento adatto a tutti e il taglio sarà un taglio abbordabile. Perché dico che questo argomento è adatto a tutti? Perché tutti sanno e possono capire che tutti i numeri interi sono collegati ai numeri primi. Perché questa importanza dei numeri primi? Perché ne ha parlato Euclide, che era un grande geometra dell'antichità, 2400-2500 anni fa? Ebbene, nei suoi scritti Euclide tratta anche di matematica e c'è un primo enunciato del teorema fondamentale dell'aritmetica, che fondamentalmente recita in questo modo, insomma: tutti i numeri maggiori di interi, maggiori di 1, possono essere espressi come prodotto di numeri primi. Cosa significa? Significa che ogni numero intero può essere scomposto in fattori. Cosa significa? Significa che ciascun numero, faccio degli esempi, come 6 può essere espresso come 2 per 3 e 10 come 5 per 2. Ogni numero può essere espresso come un prodotto di numeri primi. Allora, voi capite che i numeri primi sono insiti, sono sottesi a ciascun numero, sono le pietre di costruzione di qualunque numero, ovvero sia qualunque numero lo si può rappresentare come un prodotto di alcuni numeri primi e solo di numeri primi. E il teorema dice però un'altra cosa fondamentale: non solo che tutti i numeri possono essere espressi sulla base dei numeri primi moltiplicati tra loro, ma che questo modo è unico, in un unico modo. Quindi la rappresentazione del numero come prodotto di numeri primi è unica, ce n'è una, e questo è dimostrabile. Gauss ci è arrivato in maniera molto più formale ai tempi della Rivoluzione francese, nel 1798. Gauss ha formulato in maniera definitiva questo teorema. Quello di Euclide era solo, viene indicato e ricordato come un lemma. Quindi un invito forte a fare conoscere questa iniziativa, perché abbiamo bisogno anche di far capire che è una modalità diversa di portare alla conoscenza e all'ascolto di tutti delle questioni di tipo matematico. Quella dei numeri primi è importantissima, perché poi dallo studio dei numeri primi sono scaturite delle invenzioni che noi utilizziamo tutti i giorni. Quando noi utilizziamo il cellulare e trovate scritto che i messaggi che mandate sono segreti, coperti, c'è una crittografia che impedisce che siano decodificati, questo è uno dei risultati dello studio dei numeri primi. Detto in maniera molto banale, la professoressa Manaresi lo spiegherà molto meglio di me. Noi speriamo che questa iniziativa di portare
una divulgazione matematica a un pubblico più largo degli esperti possa avere una buona accoglienza, un buon risultato. Bene, questa è la prossima conferenza. Poi in agosto interromperemo il ciclo di conferenze, ci ritroveremo, se gradirete esserci, in settembre. In settembre faremo la commemorazione dei 50 anni della prima esplorazione della Luna, per cui abbiamo un esperto che verrà con una serie di documentazioni audio-video eccezionali a presentarsi, il dottor Orlandi, di cui il professor Fusipecci ci ha dato le indicazioni per portarlo a Imola. Bene, se possiamo mettere la locandina del professor Fusipecci. Allora, Flavio, oltre che un esperto, un grande studioso e un astronomo stimatissimo, mi permetto di dire, è anche un amico. Da 4 anni noi facciamo queste attività, è l'unico professore universitario che tutti gli anni viene a farci visita. Il filone dell'astronomia, dell'astrofisica, lui è un esperto di vita stellare, di evoluzione stellare, di cosmologia, tutti gli anni viene a trovarci. Lui dice sempre taglia, 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 perché vuole dirvi qualcosa in più di interessante. Ha ragione, la mia è solo una presentazione, lui dice cose molto più interessanti. Allora, rapidissimamente, ha diretto l'osservatorio astronomico di Cagliari, poi ha diretto l'osservatorio astronomico qui. Ma ce li hai le forbici davvero? Non ti preoccupare, dai. Allora, più di 200 pubblicazioni, insomma, ed è soprattutto un amico. Perché lo richiamiamo tutti gli anni? Perché ama il suo lavoro, ama l'astrofisica, ama ciò che studia, lo dice chiaramente e lo si capisce mentre parla. Grazie Flavio di essere con noi. Grazie Silverio. Non so dire che ovviamente sono sempre contento di venire qui e ringrazio molto per l'invito, eccetera. Allora, stasera facciamo un discorso che speriamo intanto che tutto funzioni, che consiste in questo, a parte il titolo, ma insomma. Parto da una cosa, è diviso in questa maniera, durerò quelle 4-5 ore come voi sapete, quindi non è un problema, però a parte quello, dicevo, c'è una prima parte introduttiva che è quasi di ripasso di cose che magari sapete, poi c'è una parte un po' più complicata e finiamo, se ci arriviamo, con gli ultimi risultati sulle onde gravitazionali, perché la fusione di due stelle di neutroni ha portato a un risultato eccezionale sulla composizione chimica, sugli oggetti, sulla interpretazione di quello che noi vediamo in natura, gli elementi chimici. Vedo già degli sguardi perplessi, non vi preoccupate, non si capirà niente, quindi non c'è problema. Allora, detto questo, partiamo in una maniera semplice apparentemente, ed è quella che noi sappiamo che si è partiti tutti dal Big Bang. Bene, quindi, bene o male, questo è il modello che adottiamo di riferimento e ci muoviamo in una logica in cui, questo è il punto interessante, partendo dal Big Bang, oggi, 2019, siamo in grado di spiegare l'esistenza di tutti gli elementi chimici che conosciamo in natura, tutti, dall'idrogeno sul suo fino all'uranio, eccetera, non solo tutti, ma anche quanto sono abbondanti, come sono fatti e come interagiscono fra loro e chi li ha prodotti. Voi direte un po' ambiziosa questa cosa, è molto ambiziosa, ma è un risultato clamoroso. Vuol dire che la nostra conoscenza della fisica, della chimica di base, della matematica, delle leggi fondamentali è già abbastanza avanti per capire un sacco di cose. Che non vuol dire che capiamo tutto, ci sono un sacco di problemi, perché come sempre succede, non appena tu capisci qualcosa ti rendi conto di non averne capito un altro, c'è una sorpresa più interessante. Quindi il discorso è tutt'altro che finito, però la traccia spero che sia abbastanza chiara, perché noi, partendo da questo oggetto, questa figura che faccio sempre vedere, lo dico subito, è sbagliata. E voi dite, cominciamo bene, sei cretino, la prima cosa che fai è anche sbagliata. Perché tutti pensano che il Big Bang sia la famosa bomba che esplode e che tutto si allontana radialmente da tutto. Non è così. Il Big Bang non è una esplosione, ma è una espansione. Cioè vuol dire che qui dentro ogni sedia si allontana da una sedia e ogni fila da una fila. Ogni punto è un centro di espansione.
Guardate che può sembrare una banalità, ma corregge una visione che la gente ha ed è sbagliata, perché se fosse una bomba che esplode noi siamo in mezzo e tutto esplode. Invece non è così, non c'è un centro, ogni punto si dilata in ogni punto. Questo è un aspetto molto importante, primo aspetto. Secondo, il modello per come... cosa fa? Eccolo qui. Lo faccio semplice perché per noi è solo un punto di partenza. Supponiamo di partire da qua, dall'inizio. Non ci chiediamo come, perché il Signore, il Padre Eterno, niente, e partiamo. E non è altro che una cosa d'altissima energia, caldissima, che man mano che passa il tempo si espande. Man mano che si espande si raffredda. Man mano che si raffredda, esattamente come una colla, man mano che io la raffreddo e la dilato, si creano degli sfilacciamenti, delle poste dove c'è la materia e dei posti, dei vuoti, dei pieni, dei vuoti. Quindi l'universo è strutturato come una grande, diciamo, caldissima palla iniziale che progressivamente si dilata e dilatandosi si raffredda e raffreddandosi crea delle aggregazioni. Da un certo punto in avanti qui si formano i primi elementi chimici, da un certo punto in avanti si formeranno le stelle e arriviamo fino a noi. Uno dice: non ho capito niente. Ripetiamo bene. Noi siamo qui in questo grafico, dopo 10-12 miliardi di anni dall'inizio. Se andiamo indietro nel tempo, man mano che andiamo indietro, l'universo, siccome viene da una cosa che era caldissima, che si è dilatata e raffreddata, è più piccolo e più caldo. Vedo sguardi perplessi nella notte. Se siamo partiti da un oggetto caldissimo, che man mano che è andato avanti il tempo si è dilatato e si è raffreddato, se noi riavvolgiamo il nastro e torniamo indietro, cosa succede? Succede che non ci sono più le galassie, non ci sono ancora le stelle, addirittura non ci sono le molecole, gli atomi. Andiamo sempre più indietro, sempre più destrutturato, e arriviamo alle particelle fondamentali. E arriviamo all'inizio di un oggetto piccolissimo e caldissimo. Quindi la storia dell'universo che noi cerchiamo di studiare parte da quello che vediamo oggi e tenta di andare indietro nel passato per ricostruire come è spartito. Dopodiché, se riusciamo a capirla bene, potremo tentare di andare avanti, di vedere come sarà il futuro. Vi vedo un perplesso. È solo un'introduzione banale per dire che noi cerchiamo di studiare da quello che vediamo oggi, andare indietro. E questo lo possiamo fare perché più guardiamo lontano e più vediamo indietro nel tempo. Quando staremo fuori stasera, se vediamo la stella Vega in cielo in alto, dista da noi 27 anni luce. La vedo adesso come era 27 anni fa. Se guardo Deneb nel Cigno, dista 1600 anni luce, la vedo adesso come era 1600 anni fa. Se guardo una galassia che dista da noi 10 miliardi di anni luce, adesso la vedo come era allora. Quindi più guardo lontano, più vado indietro nel tempo. Ci siamo? Questa è un'introduzione basilare che fa capire come gli astronomi fanno ricostruire la storia delle cose, studiando oggetti via via più lontano e via via più giovani. Quindi è come vedere una persona, io ho 70 anni, se uno mi guardasse indietro, mi vedesse quando io avevo un anno, è utile, via dicendo, la storia la ricostruisco. Bene, supponendo che questo discorso iniziale non sia impossibile da capire, la questione procede in questa maniera. Tutto ebbe inizio circa 13 miliardi e 700 milioni di anni fa, il Big Bang. Meno di un secondo dopo la fiammata iniziale, c'era già un gran via vai di protoni e di neutroni, vediamo cosa sono dopo, gli elementi, le particelle fondamentali, elettroni, e gli ingredienti di base per ogni zuppa che si rispetti. Quindi siamo già partiti con la zuppa. Dopo qualche minuto la zuppa è pronta e abbiamo tre parti di idrogeno, un po' di deuterio, un po' di elio e un pizzico di litio. Quindi circa 74%, 75% di idrogeno, un po' di deuterio, 25% di elio e niente. Quindi qualche minuto dopo il Big Bang, la grande zuppa cosmica è pronta e la base per tutti gli altri piatti che ancora devo cucinare nell'universo, vedremo strada facendo. Ci siamo? Quindi siamo partiti dicendo da dove veniamo, Big Bang di partenza. Bene, a questo punto, supponendo di aver capito questo, come è fatto l'atomo? Rapidamente, voi lo sapete, vado veloce, ma se non capite lo ripetiamo. L'atomo di idrogeno, che è più semplice, è facile. Un protone, una carica positiva, dove c'è tutto il grosso della materia, e mettiamo un arancio in piazza San Pietro a Roma, enorme, tutta la piazza è vuota, l'elettrone gli corre intorno come un mattacchione. Va fortissimo, gira, gira. E quello che conta che cos'è? Che
il nostro protone è positivo, l'elettrone è negativo e quindi l'atomo è neutro, bilanciato positivo negativo. Il grosso della massa sta dentro il protone, nell'arancio. Anticipiamo già, il nostro protone a propria volta ci avrà dentro dell'altra roba, che sono i quark, che sono molto più piccoli. Bene, e quindi è una particella composta che però è importante perché strutturata come si tiene, va poi con l'elettrone a bilanciarsi fra l'atomo. Ci siamo? Anche la bimba lì, fanciullina, te com'è che ti chiamano, come ricordi più dell'anno scorso? Eh? Caterina, brava Caterina, lei ha 9 anni e ha detto che ti interessa sta roba, ma che te arriva, tu sarai una di quelle che potrà andare su Marte, perché fra 50 anni ci si va, quindi 9 anni a 59 e fa in tempo andare. Va bene, ci siamo? Quindi vi ho a sapere queste cose. Allora, facciamo una domanda banale. Io peso 100 kg, per dare un'idea, quanti atomi di idrogeno ci sono se io fossi fatto solo di idrogeno? Allora, basta prendere 100 kg, divido per il peso di uno e mi faccio un'idea di quanti sono. Allora, siccome il peso di un atomo di idrogeno è 1,64 per 10 alla meno 24 grammi, 0,24 grammo, un animale come me, e sono ciccione, contiene 5 miliardi di miliardi di miliardi di atomi. Quindi pensate, uno come me contiene dentro, quindi questa struttura macroscopica che ha le galassie, l'universo a grande scala, eccetera, poi quando vado a guardare, dentro una persona a propria volta ci sono questi sistemi, no? Un oggetto piccolo all'altro che gli ruota intorno, e se no miliardi e miliardi e miliardi. Quindi stiamo ragionando su una scala enorme, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo. Vi siete già persi tutti, no? Bene, allora, se non vi siete persi, vediamo chi sono gli attori che ci serviranno. Protoni, neutroni, ogni elemento è determinato da quanti protoni ci sono e da quanti neutroni. Uno dice non ho capito niente. Allora, attenzione, l'idrogeno ha un protone, uno. L'elio 4 ha due protoni e due neutroni. L'idrogeno deuterio, un protone e un neutrone. Quindi aggiungendo particelle costruisco gli elementi chimici. Ci siamo? Quindi io faccio tutti gli elementi aggiungendo o protoni o neutroni. Dov'è il punto? Che il protone è carico positivamente, il neutrone è neutro, l'elettrone è negativo. Bene? Dice, forse, speriamo, andiamo avanti. Allora, a questo punto costruisco gli elementi e guardate, mi posso divertire a fare quello che mi pare, vado veloce, ma è semplice. L'idrogeno 1, l'elio, due protoni e due neutroni, il litio 3, il berillio 4 e 4, il carbonio 6 più 6, l'ossigeno 8 più 8. Quindi basta che io aggiunga, vanno, man mano crescono e riesco a fare gli altri elementi chimici. Bene? Il problema è, attenti, siccome abbiamo detto che dal Big Bang si parte con 75% di idrogeno e un po' di elio, vuol dire che io partendo sostanzialmente da questi due affari qua, poco più, metto insieme tutti gli altri. Chi è che me li costruisce? Quello che vedremo andando avanti è come si fa a costruire gli altri elementi partendo da quelli di base, dall'idrogeno e l'elio. E anticipo già che la fucina dove si fa questo lavoro, quindi dove si va a lavorare con gli altri, sono le stelle, i nuclei delle stelle. E quello che conta sono le reazioni nucleari. Quindi parleremo delle reazioni nucleari. Troppo veloce questa introduzione? No. Dice, la sapevamo già, ce l'hai spiegata male, non capisco più niente. Va bene. Allora, com'è il problema? Ripassiamo, ultimo ripasso. Allora, l'atomo è piccolissimo, vedete il suo raggio è zero, guardate, 8 zeri un metro. Il nucleo è ancora più piccolo, vedete quanti zeri. Dentro c'è sostanzialmente, ci sono protoni e neutroni, l'elettrone che gli corre incontro. La massa dell'atomo è quasi tutta concentrata nel nucleo. Questo è il risultato del discorso che abbiamo fatto fino adesso. Benissimo. Adesso, cosa trattiamo? Prendiamo la stella più vicina, il Sole. Se capiamo il Sole, possiamo capire anche le altre. Cosa vogliamo dire? Come è fatto? Come vive? Come evolve? Come terminerà la sua evoluzione? Quando? Bene, perfetto. Il Sole è questa pallina qua, questa è una foto vera. Quanto è grande? Ci vogliamo mettere delle terre dentro?
Nello Sole c'è spazio per 1 milione di terre, quindi il Sole ha una massa che è 1 milione di volte quella della Terra. Bene, andiamo avanti. Quanto è grande? Guardiamo il Sole in scala. Guardate i pianeti, poverini. La Terra, paperina. D'altra parte, se è 1 milione di volte la Terra ci sta dentro il Sole, deve essere piccola. Quindi la Terra... Il Sole fa tutto un macello, guarda tutti i pianeti. La massa è questo numero qui e il diametro è 1.400.000 chilometri. Quello della Terra è 12.000 chilometri. Giustamente molto più piccola. Adesso a parte i numeri. Quello che c'è di interessante è che la densità media è solo 1,4 volte quella dell'acqua, mentre quella della Terra è 5 grammi al centimetro cubo. Quindi vuol dire che la Terra ha tenuto in sé elementi più pesanti perché gli altri sono tutti evaporati. Bene, siamo sempre sulle cose facili. Andiamo avanti. Dove sta questo benedetto Sole? Il Sole sta in un oggetto che si chiama galassia, che è una spirale così. Questo è il nucleo. Noi andando avanti cosa abbiamo? C'è il nucleo, poi c'è il disco e poi c'è l'alone. Il Sole dove sta? Il Sole per fortuna sta un po' in periferia, sta circa qua. Uno dice, che, ma come, non ci ha messo in centro, ma com'è possibile? Meno male, perché se fossimo qui saremmo abbagliati da tutto e non vedremmo mai niente. Invece da qui possiamo vedere su, giù, un po' in fuori, facciamo fatica a vedere verso il centro della galassia. Ma il nostro Sole sta qui, a circa 25.000 anni luce dal Sole. L'ho già detto negli ultimi 4 anni, ho detto sempre questa battuta stupida, la ripeto anche stasera, quant'è un anno luce in distanza? 300.000 km al secondo, per 60 secondi, per 60 minuti, per 24 ore, per 365, uguale? Come non lo so, è fondamentale. 9.500 miliardi di chilometri, che è 4 volte il debito pubblico italiano espresso in euro. Va bene? No, perché di questi tempi è utile da sapere. Quindi un anno luce è 4 volte il debito pubblico italiano espresso in euro. Come numero sto dicendo, eh? Ci siamo? Quindi non è una... Fate voi se è grande l'anno luce o grande il debito. Va bene. A parte questa amenità, dove si trova il Sole? A circa 26.000 anni luce dal centro e ruota nella galassia, ci mette 225 milioni di anni a fare il giro, perché gira a una distanza, un raggio di 26.000 anni luce, quindi un giro enorme, e ruota velocemente. Bene, rapidamente in questa introduzione, come faccio a capire di che cosa è fatto? Devo fare l'analisi chimica, cioè devo guardare le proprietà di ogni singolo elemento. Uno dice, non ho capito niente, non la vogliamo fare lunga e complicata. Ogni elemento chimico, se io disperdo la sua luce, la luce che emette nei vari colori, ha delle righe opportune. Quindi, non so, se guardate il sodio, sono le lampade a sodio che c'è una volta nella tangenziale, le righe caratteristiche del sodio sono, quando è in emissione, giallo-arancione, per quello vediamo la luce arancione. Quando invece assorbe, toglie la luce che c'è intorno, fa diventare scure le zone dove lui riceve l'energia. Vi vedo preoccupati. Come funziona l'atomo? L'atomo funziona così. Io ho il nucleo, ho gli elettroni che gli corrono incontro. Questi elettroni sono come se stessero in un grattacielo. Loro vanno su e giù lungo i piani. Attenti, non vanno dove vogliono, devono scendere dove c'è l'uscita dell'ascensore. Quindi hanno dei livelli energetici. E cosa succede? Se li voglio portare su, devo spendere, gli devo dare dell'energia. Quindi loro l'assorbono e vanno al 20° piano. Se dal 20° scendo, me la ridanno indietro. Ci siamo? Quindi, quando assorbo, spendo, devo dargli l'energia. Quando le ritorno indietro, me la ridanno e emettono le radiazioni. Ogni elemento chimico ha praticamente delle righe caratteristiche, quindi sono come le impronte digitali. Io, guardando le righe, capisco quale elemento chimico c'è. Ok? Andiamo avanti. È una corsa veloce, ma se si fa questo, adesso non guardate la figura che è un po' complicata, il Sole è 74% di idrogeno, 24% di elio e 2% tutto il resto.
Uno dice, per Bacco, allora il Sole è nato esattamente dal Big Bang. No, perché, attenti attenti, come vedremo dopo, contiene un 2% di elementi chimici più pesanti. E allora bisogna chiedersi chi li ha prodotti, siccome il Big Bang non l'ha prodotto. Quindi evidentemente, se il Big Bang non li ha prodotti, ma nel Sole ci sono, il Sole non è una stella di prima generazione, deve essere nata dopo, nel rusco di quello che c'è, a Bologna si dice così, di quello che hanno fatto gli altri. Quindi l'evidenza che abbiamo, siccome il Sole contiene elementi chimici molto pesanti, che non sono stati prodotti nel Big Bang, evidentemente non è nato quando è nato il Big Bang. Tant'è che mentre il Big Bang è partito circa 14 miliardi di anni fa, 13 e mezzo, il Sole ha solo 4 miliardi e mezzo di anni. Quindi è nato molto dopo. Nel frattempo era successo un sacco di macelli, c'era successo di tutto, c'era stato un preinquinamento. Bene, detto questo, adesso andiamo avanti un po' veloce, questa è la carta d'identità del Sole. Uno dirà, mamma mia, mi interessa tutta sta roba. È certo che un po' sì, vediamole velocissimi. Allora, ci sono dei numeri che sono curiosi. Il primo numero che è curioso è che, va bene, la distanza è 150 milioni di chilometri circa. Guardate, c'è una cosa divertente, che io la dico perché è una cretinata, ma va bene uguale. La luminosità, quindi quanta energia emette il Sole, in questa unità, che sono erga al secondo, poi vediamo come va la kilowatt, ma in pratica è un numero con un 10 alla 33. La sua massa è 10 alla 33 grammi. Uno dice, non me ne frega niente. Vuol dire che, diciamo, ragionate in media, ogni grammo di sole emette un erga al secondo. Cioè io ho una per cui, diciamo, la stabilità del sole è regolata dal fatto che c'è una produzione costante e stabile. Questo numero è curioso, lo dico, perché siccome l'Università di Bologna è in via Zamboni 33, allora gli studenti sono capaci di ricordarsi questi due numeri importanti. Poi se va una cretinata, ma è l'unità di misura, perché per noi il Sole è l'oggetto fondamentale di riferimento. Dopodiché cosa c'è? La temperatura nella zona esterna, vediamo, è circa 6.000 gradi, il raggio 700.000 km e la gravità è 28 volte quella terrestre, che vuol dire che se io qui fa salto 2,80 m, sul Sole salterei 28 volte di meno, mentre voi sapete che sulla Luna salto 6 volte di più, perché la massa è quella che è, ma il peso, la gravità, dipende dalla gravità. Ci siamo? No, l'astronauta Neil Armstrong saltellava, e anche quegli altri, perché lì la gravità è 6 volte di meno. Bene, la densità media l'abbiamo detta, l'età 4 miliardi e mezzo di anni. Benissimo. A questo punto abbiamo fatto la carta d'identità, andiamo avanti, se, ciccio, pi, al, torno in re. Allora, vediamo se si vede questo è il primo film. Come è fatto questo benedetto Sole? Vediamo. Perché lui ha saltato una diapositiva? E birichino. Vabbè, andiamo qui. Allora, il Sole, vediamo se parte, cosa dici tu? Aspetta, io aspetto. È un oggetto molto strano, sostanzialmente è fatto in questa maniera. Ci prova? Sarebbe bello. Allora, lo dico a voce. È sostanzialmente fatto così, ha un nucleo centrale molto caldo, la temperatura centrale, ecco, vedete, guardate come fa. Questa è una foto vera, torna indietro un attimo, se riesce a farlo ripartire. Questa è una foto vera e non è finta. Allora, c'è un nucleo centrale. Lì viene prodotta l'energia passa verso l'esterno e da un certo punto in avanti è come se bollisse. C'è un movimento di materia che si chiama moto convettivo che fa questa specie, ognuna di queste cellette è circa 700 km. Quindi immaginatevi una pentola che bolle. La pentola che bolle perché bolle? Sotto c'è il fuoco, c'è l'acqua, da un certo punto in avanti questo scalda l'acqua e la pentola da un certo punto in avanti fa sì che l'acqua comincia a evaporare, a bollire, e bolle perché c'è un movimento di queste bolle che io sento, che producono addirittura un'energia acustica, io sento la pentola bollire. Ci siamo? Allora, queste energie che io ho nell'ebollizione, in questo movimento, si dissipa in onde acustiche, in rumore, che riscaldano la parte esterna e quindi il Sole ha una corona intorno che praticamente tende a evaporare, riscaldata da questo movimento.
Non si è capito, lo ripeto. Nucleo centrale caldissimo, 10-12 milioni di gradi. L'energia fluisce, va a finire verso l'esterno. Da un certo punto in avanti, moto convettivo, questo procura questo movimento, trasporto di energia con movimento di particelle e di bolle e riscaldamento di una corona esterna che tende a far sì che poi il Sole ha questa vaporazione, questo vento solare, perché la materia scappa a un certo punto. Uno dice, ma la temperatura a 12 milioni di gradi, ma cosa vuol dire? Non è che gli metto il termometro, dice, scusa, al centro del Sole, quanta febbre hai? Dice, 12 milioni di gradi, beh, devi prendere la tachipirina. Non è questo il punto. Il punto è che la temperatura è collegata al moto delle particelle. Se noi qui dentro ci mettiamo a correre l'impazzata, facciamo una gran sudata, perché il moto crea un aumento di temperatura. Più ci muoviamo forte e più la temperatura sale. Quindi al centro del Sole è la temperatura delle particelle, quindi è il moto di interazione delle particelle fra di loro. E quindi questo è ci sono le macchie solari, che voi conoscete, che sono in realtà enormi. Guardate, c'è una macchia solare che è 80.000 km, il diametro della Terra è 12.000, 13.000 km, quindi qui ci stanno 5, 6, 7, 8 Terre. Bene. Dopodiché abbiamo anche un'altra cosa interessante, vediamo se se lo prende, il campo magnetico non lo prende, vediamo, torniamo indietro, siamo qui. La parte esterna, cosa dice? Sta arrivando con la dovuta calma. La parte esterna, cosa succede? Siccome il Sole ruota su se stesso e ha delle particelle cariche, si crea un grande campo magnetico. E questo campo magnetico dà luogo a delle cose tipo, ecco qua, questa è una foto vera, vedete, qui quello che succede è che il Sole ha questi moti di celle che vanno su e giù, il campo magnetico crea, questa cosa qui è 100.000 chilometri, quindi ritorniamo indietro un attimo se dovesse ripartire, se ci fa piacere, vedete che cosa? E vedete, sono fatti in questa maniera perché il campo magnetico è un polo positivo e uno negativo e quindi abbiamo dei flussi che vanno in questo modo. Questo non è altro che gas riscaldato che segue le linee di forza del campo magnetico. Quindi il Sole, visto da vicino, è in questa maniera. Quindi è in continua agitazione, ma mediamente è stabile. Ci siamo? Bene. A questo punto abbiamo visto anche questo. Guardate, ogni tanto fa degli sbuffi. Abbiamo visto prima le... Va troppo veloce, torna indietro, no, vai avanti. Abbiamo visto le protuberanze, guardate una cosa enorme, queste sono centinaia di migliaia di chilometri, enormi, e guardate la povera Terra, tapinella, come messa male, e queste sono variazioni che avvengono nell'ordine di qualche minuto, ore, quindi una cosa enorme, veramente, che dà poi anche i disturbi che noi conosciamo sulla Terra, via dicendo. Bene, bene. A questo punto, quindi, morale della favola, Sole tipo, come è fatto? Abbiamo appena detto, nucleo centrale, una zona in cui fluisce l'energia, moto convettivo, quindi produzione al centro, trasporto verso l'esterno. Non c'è una superficie, è una palla di gas in cui uno dice, ma come, io la vedo e mi sembra una palla. Non è vero, perché guardando io da un certo punto in avanti non riesco a guardare più dentro. È come guardo in una piscina o al mare. Se vado al mare in Sardegna, meraviglioso, da un certo punto in avanti non vedo più, perché cala la trasparenza. Quindi l'aspetto della superficie non è reale, ma è un puro effetto ottico dovuto al fatto che io più dentro di un tot non vedo. Bene. Benissimo. Allora, non vi voglio fare nessun conto, niente di niente, però per capire il Sole dobbiamo essere in grado di fare un modello, di interpretarlo. Quali ingredienti dobbiamo tenere presente? Dobbiamo dire, vai lì, allora scappi sempre, prova a farlo rimetterlo lì, devi fare il bicchierino, questo sotto, no? Il bicchierino giù sotto, bicchierino, bicchierino, lì. Si è mangiato tutto? Allora, qui, vai avanti. Aspetta, no, vado io. Ecco, allora, quello che dobbiamo fare che cos'è? Mettere una serie di ingredienti. Noi adesso non vogliamo entrare nei dettagli, quindi la facciamo semplice, ma dobbiamo dire quant'è la sua massa, quanto idrogeno, quanto elio, quanti altri elementi, come sono rapportati fra di loro, calcolare le reazioni nucleari, calcolare come fluisce l'energia,
trasporto, i mescolamenti, se perde o non perde la materia, le rotazioni, i campi magnetici, devo tenere dentro una quantità di ingredienti enormi. Chiaro? Quindi se voglio costruire un sole simulato per capire come funziona, devo conoscere tutta una serie di cose. Tutto sommato si capisce perché serve anche andare all'università, un pochino studiare non fa male, insomma, se uno qualcosina l'ha imparato gli può servire strada facendo. Per esempio, per costruire un modello del sole è tutt'altro che banale, tant'è che i primi modelli veri sono degli anni 50-60, quando si sono conosciute le stelle nucleari, non è che 1900, dico, quindi voglio dire, Leopardi, che non era certo uno stupido, cercava di descrivere il sole come della roba che gli cadeva addosso, eccetera, cioè ci sono tantissime cose complesse. Da un certo punto in avanti si è fatto un balzo in avanti. Perché si è fatto un balzo in avanti? Si è fatto un balzo in avanti perché da un certo punto in avanti si vede qualcosa? Si è agitato? Che miseria. Perché si sono conosciute le reazioni nucleari e di questo parliamo. Allora, noi conosciamo in natura due tipi di reazioni nucleari fondamentali. Una che consiste nella cosiddetta fissione. Prendo un elemento pesante, per esempio l'uranio, e lo spezzo e ottengo energia. Quindi rompendo, fissione vuol dire rompere, L'altro è ottengo energia prendendo gli elementi leggeri e mettendoli insieme, e si chiama fusione. Vado in maniera brutale, siccome abbiamo detto che le stelle sono fatte di idrogeno e elio, è evidente che il meccanismo fondamentale delle stelle è la fusione, perché la fissione non entra in ballo fin tanto che non abbiamo gli elementi pesanti, ma qualcuno deve averli costruiti. Quindi il Sole funziona con la fusione. Come avviene il processo? Allora, ho due cariche positive, un protone e un altro protone. Ci siamo? Un nucleo di idrogeno e un altro nucleo di idrogeno. Seguite? Provo a metterli insieme. Fusione vuol dire che li fondo. Cosa fanno loro se io provo a metterli insieme? Allora? Si respingono perché sono entrambi cariche positive. Quindi, se voglio farli sposare, devo riuscire a farli mettere insieme. Se ci riesco, succede questa cosa stranissima, che, attenti attenti, la somma delle due masse, M1 più M2, questa più questa, non dà esattamente un M1 più M2, ma dà un numerino tale per cui il totale è lievemente meno pesante, e quella piccola differenza di materiale che ho perso va nell'equazione di Einstein e mi dà l'energia nucleare. Dice, non si è capito niente, meraviglia. Lo ripeto, è semplice, ma ripetiamo. Ho un oggetto positivo, l'altro positivo, provo a metterli insieme, ci siamo? Loro si respingono, quindi dobbiamo capire come fare. Se ci riusciamo, una volta che abbiamo fatto la fusione, la massa totale è lievemente più piccola e quindi quella piccola differenza, se la moltiplico per la velocità della luce al quadrato, mi dà l'energia nucleare. Questo ci dice come l'energia nucleare è un milione di volte più efficiente dell'energia chimica. Se io tento di unirli chimicamente ottengo una certa energia, se lavoro con l'energia nucleare ottengo un milione di volte più energia. Ma per farlo è più difficile. Perché è più difficile? Attenzione, perché? Attenti, attenti. Se io provo a prenderli e provo a avvicinarli, è come se andassi lungo una salita, guardate qui. Man mano che io li porto vicini, più sono vicini e più faccio fatica. E più diventa, perché loro si respingono sempre più. Bene? Ecco allora che l'unico modo è che se c'è una temperatura altissima le particelle hanno talmente tanta energia, è come se andassero in cima a un vulcano, quando li ho portati abbastanza vicini, tac, cascano dentro e si uniscono. Quindi vuol dire che io supero la barriera di repulsione quando io ottengo un'energia in gioco tale da fare superare questa repulsione. Se ci riesco, ecco che allora la reazione va in porto. Ci siamo? Chiaro? Quindi in poche parole la reazione nucleare avviene se e solo se riesco a portare le particelle a temperatura sufficientemente alta tale che la loro energia consenta di fare questo matrimonio.
Questo è il nucleo, tutte le reazioni nucleari hanno questo problema, che devono mettere insieme delle cariche positive fra di loro che tendono a respingersi. Se riesco a superarlo, succede. Uno dice, porca miseria, allora è complicato. Sì, è complicato. Non vi impressionate? Relax. Dice, cosa stai facendo? Mamma mia. Dice, non capirò mai. Attenti, attenti. Questo funziona in questa maniera. Io in pratica, è il sole, come va? Io ho un nucleo di idrogeno, questo è un protone, ne prendo un altro, li metto insieme, ma abbiamo detto che tendono a respingersi. Va bene? Se però gliene metto un altro, diventa un po' più grande, se da di qua ne arriva un altro, due insieme danno un risultato finale di quattro idrogeni che danno un elio. Dice, non ho capito niente, lo ripeto. Attenti, attenti. Io sto cercando di assemblare un nuovo elemento chimico. Per poterlo fare devo continuamente aggiungere qualcosa e trasformare gli oggetti che metto dentro, perché debbono in qualche maniera intaccare le loro proprietà. Qui c'è un problema fondamentale che cerco di spiegarvi in poche parole. Questo protone, questo oggetto positivo, quando io vado a metterlo insieme, se lo voglio unificare, deve perdere la sua carica, buttare fuori un oggetto positivo e anche il famoso neutrino, e a quel punto il matrimonio si stabilizza. Uno dice, porca miseria, di cosa mi stai parlando? Vediamolo in un'altra maniera. Dice, ancora più complicato. Qui, attenzione, io prendo i due, li metto insieme. Per unirli devo superare una difficoltà. E vedete, questo numero enorme che viene ci dice questa cosa, attenti, attenti, è difficilissima, che io devo fargli superare questa repulsione. Li faccio cadere dentro a questo buco del vulcano, ma quando vanno dentro, siccome devo modificare le particelle, non è che il matrimonio va in porto. Pensate, ogni 14 miliardi di incontri, uno va in porto. Uno dice, porcaccia la miseria, cosa stai dicendo? Quindi, per farli sposare, il padre non solo deve mettere al caldo, gli sbatte la testa, è il contrario dei promessi sposi, no? Quelli si vogliono sposare, questi non volevano, il padre dice, ragazzi, adesso mi avete rotto, badavan, gli sbattacchia la testa violenti, questi, dopo che li hanno sbattacchiati, sembra che stiano bene. No, ogni 14 miliardi uno va in porto. Uno dice, ma porco cane, ben sole da tutta sta luce, perché la dà? Perché avvengono talmente tanti incontri che bastano quei pochi che vanno in porto per dare l'energia e per stabilizzare il sole per miliardi di anni. È per questo che il sole vive così tanto, perché la reazione nucleare fondamentale è una reazione altamente improbabile. Se no si consumerebbe come un cerino. Non si è capito niente? Lo ripeto, il concetto è molto importante. Questo perché? Perché non basta unirli, ma devo riuscire a trasformare, a buttare fuori questo maledetto neutrino, cioè a rimodificare la particella protone in maniera tale che mi consenta di fare il matrimonio. E esca nel frattempo questo famoso neutrino della povera Gelmini, che in realtà, prodotto al centro del Sole, arriva fino a noi. Mentre noi siamo qui a chiacchierare, attenti, anche qui al buio, qui dentro, qui seduti, se vi pizzica un attimo qui il braccio, sappiate, attenti a te, che il Sole qui dentro adesso ci manda 60 miliardi di neutrini al secondo per centimetro quadrato. Vi pizzica un attimo il braccio? 60 miliardi di neutrini al secondo per centimetro quadrato, che vuol dire che la produzione è spaventosa, enorme, e che c'è un irraggiamento di energia, una produzione di particelle elementari microscopiche di questo livello. Che noi non sentiamo, perché il neutrino attraverso tutto il sole non gliene frega niente, perché non interagisce con nessuno. È come se andassi in piazza, non so dove vi pare, a Bologna, la piazza piena di gente, arriva uno in bicicletta, attraversa tutti e non vede nessuno, perché la sua interazione è nulla. Pensate, di questi neutrini che ce ne cascano così tanto, nel Gran Sasso, l'laboratorio del Gran Sasso, se ne acchiappa qualcuno al giorno, perché loro passano, quindi figuratevi il problema del tunnel della Gelmini. Mentre noi chiacchieriamo, da Ginevra si sparano miliardi di miliardi di miliardi di neutrini verso il Gran Sasso, passano sotto Bologna a 11 km di profondità e non rompe le scatole a nessuno, perché passano tranquilli, e là se ne piglia qualcuno. Mentre, è chiaro, quindi lei poverina gli hanno fatto dire il tunnel non c'è bisogno, perché il neutrino non gliene frega niente, va bene,
Non si è capito niente? Dice sì, dice non si è capito niente, però non ci credo. Allora, il disco, allora, quindi il sole, uno dice, ma a me mi interessa. Perché mi interessa? Perché da questo gioco io parto con 4, 1, 2, 3, 4 nuclei e arrivo a uno di elio in cui ho trasformato due protoni in due neutroni e questo è un nuovo nucleo stabile, è l'elio. Quindi partendo dall'idrogeno ho costruito l'elio e ho ottenuto energia perché l'elio pesa lievemente meno della somma degli altri quattro. Lo ripeto, la somma di quei quattro è lievemente maggiore di questo, quella piccola differenza è l'energia nucleare. Chiaro? Questo è il meccanismo fondamentale ed è molto importante perché, siccome, ripeto per l'ultima volta, è altamente improbabile, avviene in maniera sufficiente per tenere il sole stabile, ma lentamente rispetto al consumo che fa e quindi ci mette molto tempo andare avanti tranquillo. Ed è una grande fortuna, per quello noi abbiamo la vita sulla Terra, perché il Sole per 4 miliardi e mezzo di anni è stato tranquillo e ha consentito di mantenere le condizioni stabili. Allora, se noi andiamo avanti, tanto per darvi un'idea, ogni secondo, diciamo questo di numero che fa impressione, ogni secondo al centro del Sole si bruciano 600 milioni di tonnellate di idrogeno e si trasforma 5 milioni di tonnellate di elio, di idrogeno in energia. Ripeto i numeri, ogni secondo mentre noi chiacchieriamo il Sole si cucina, stai lì, porca miseria, stai lì fermo, boom, si cucina 600 milioni di tonnellate di idrogeno e di questi 5 milioni vanno in energia. Questo perché? Perché il Sole pesa talmente tanto che il consumo rapportato alla sua massa totale è trascurabile e in più procede lentissimamente. Vi siete già stancati? Dice sì, siamo, attenzione, ci sono ancora 3 ore e mezza davanti, quindi no, va bene, andiamo avanti. Allora, questo adesso lo saltiamo perché sennò andiamo... Alt! Adesso qui, prova. Questo è quello che faccio vedere all'asilo. Sono andato ieri sera dai miei nipoti, 5 anni, e me tutti contenti. Facciamo un esempio, un gioco di come procede questa reazione. Parti. Parti? Partirò? Come dice la canzone? Partiremo? Partiranno? Se non parte ti mordo un orecchio perché prima partire. No, c'è cioè, la montagna adesso, va bene tutto, ma la montagna. Cosa stai dicendo? Allora? Ecco, stiamo andando dentro il sole, dentro, sempre più caldo, una sudata tremenda come quella che sto facendo io. Andiamo giù, bene, bene. Guardate, cominciano adesso a vedersi le particelle. Va, cosa fa? Vai. Si è inciampato? No, dai che deve andare. Eh? Aspetta, dai, prova. Non va? Prova a tornare indietro un attimo. Vediamo di farlo ripartire. Dai, prova a ripartire. Questo è il filmato che ci vuole dell'asilo, accidenti. Prova a mettergli sopra la manina. Aspetta un attimo. Non c'è niente da fare. Oh, che miseria. Eh? Vabbè, allora dice che fa fatica, ve lo faccio vedere dopo. Dopo lo tiro fuori e lo faccio vedere a parte. Andiamo avanti allora. Qual era sto gioco? Andando dentro vi faccio vedere le particelle che si uniscono. È un filmato da bambini, non è... Dice di cosa stai parlando? Immaginate delle palline, faccio vedere che prima una pallina con l'altra si inzucca e dice non ne voglio sapere. Dopo un po' sì, ne voglio sapere, si sposa. Poi ne ho formato una, arriva un'altra, vengo anch'io, tu no, brim brom, e si rimette insieme. Poi arriva qua là, quando sono quattro, tutti contenti, torniamo fuori, arriva l'energia. Fate finta di averlo visto. Vi vedo contenti di averlo visto. Dove lo siete? Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti. Ti sei inchiodato lì del tutto? Fermo tutto? No. Beh, cioè non va né avanti né indietro? Porcaccia la miseria. Aspetta, dove stai andando? In montagna. Allora, mentre lui cerca di rimettersi in quella posizione, ci riesce a tornare. Allora, comunque, qual è il problema? Questa reazione nucleare, tanto per capirsi, è fondamentale, ma tutti sappiamo che dai le risorse finiscono.
Quindi quando io ho bruciato idrogeno, brucio, a un certo punto al centro si forma un nucleo di elio, non c'è più idrogeno, non c'è più combustibile. È come uno che va in macchina, te vai dove ti pare, quando è finito la benzina, è finita la benzina. Quindi si presenta un problema. Allora il sole, anticipiamo, che cosa fa? Il sole dice, aspetta un attimo, io ho formato un nucleo di elio dentro, ma ancora dell'idrogeno fuori. E quindi fa come si farebbe in un'azienda. Se all'inizio bastavano 3 persone a lavorare e c'erano 100 operai, ma i 3 mantenevano tutti, gli altri tutti quanti al bar a bere, tutti, che bella vita, meraviglia, tanto ci pensano quei 3 lì che lavorano. Quando quei 3 lì si sono rotti le scatole o sono defunti o sono pensionati, bisognerà che qualcun altro vada a dare una mano. Allora il sole cosa fa? Comprime il centro di più, perché a quel punto la temperatura si scalda dove c'è ancora dell'idrogeno. Ci siamo? E quindi avvengono reazioni nucleari anche in un posto dove prima non avvenivano, perché ho portato la temperatura, è come se ho chiamato altri 10 a lavorare. Solo che il sole come risponde? Risponde in maniera birichina, perché se il nucleo si contrae, la parte esterna si dilata per risposta, è come se si raffreddasse. Quindi la stella, che prima era abbastanza piccola, diventa ancora più grande, perché un gas che si espande, si raffredda, diventa rossiccio, e invece di emettere l'energia nel giallo-verde come adesso, quando succederà questo il sole sarà rosso, diventerà una gigante rossa. È ripartito? Vediamo un tentativo disperato. Vediamo se si riesce, si va bene? Ah, senti, si ferma uguale. Ascolta, dai, saltalo, dai, è inutile che tentiamo, lo vediamo dopo. Vai, salta, aspetta, salto io. Allora, facciamo finta di aver visto il filmato. Quindi si produce l'energia, viene emessa, compresi i neutrini. Attenti, attenti, la cosa interessante che colpisce e che è un risultato eccezionale, attenti, attenti, è questa, che, attenti, mentre il quanto di energia luminosa per fare tutta questa strada ci mette qualche milione di anni, perché viene messo, riassorbito, emesso, è come un signore che passa, va in Piazza Maggiore, c'è un sacco di gente, sbatte contro uno, poi sbatte contro quella, per uscire ci mette molto. Ci siamo? Perché continuamente interagisce con le persone che ci sono. Il neutrino birichino non gliene frega niente, esce subito, quindi esce in 8 minuti alla velocità della luce. Quindi noi oggi possiamo fare 2 cose: guardando quanta energia ci arriva dal sole che vediamo, sappiamo quanta energia ha messo qualche milione di anni fa, perché quello che vediamo adesso è partito dal centro qualche milione di anni fa. Mentre invece se prendiamo il neutrino, quello è stato prodotto adesso. Quindi noi possiamo verificare sperimentalmente quanto è stabile la produzione del sole. Non si è capito niente? Lo ripeto, il concetto di fondo qual è? Che quanto c'è ancora? 4 ore, mezz'ora, un quarto d'ora? Scelgo io, un quarto d'ora, tanto, com'è il tempo fuori? Si vede? Ah, porca miseria, vabbè, allora andiamo, facciamo questo intervento. Ci siamo? Io quindi, prendendo dei messaggeri diversi, prendendo la luce che vedo da fuori, o prendendo i neutrini che vengono dal centro, campiono 2 fasi diverse, vedo quanto è stato stabile. Posso calcolare e vedere se il sole sta tranquillo. Quindi ho un'informazione come uno che vuole vedere la partita, un conto del Bologna che è andato bene, no, questa volta alla fine, un conto se la sento alla radio che mi raccontano, un conto se sono in mezzo al campo e la vedo, gioco e ti dico come va. Questo aspetto è fondamentale perché dà una verifica della bontà della nostra teoria. Bene, velocemente, quanta energia produce il sole in un secondo? Se immaginiamo di avere delle lampadine dell'albero di Natale, sapete quante lampadine da un watt, le dico in watt, tiene acceso il sole ogni secondo? Lampadine da un watt per fare l'albero? Attenzione, attenzione. Vedete quanta energia produce il sole? Qui altro che albero di Natale si fa l'albero di Natale dove vogliamo, ovunque. L'energia prodotta dal sole ogni secondo è questo numero pazzesco. Una quotidiana. Attenti, non la prendiamo tutta, noi ne prendiamo pochissima, prendiamo quel poco che ci arriva da 150 milioni di chilometri, solo quel piccolo angolo, è come se fosse un faretto microscopico che noi vediamo lontano. Tutto il resto va tutto perduto per noi, ma il sole la produce, perché in ogni punto produce la propria energia. Tant'è che i russi pensavano di mettere degli specchi
da far convergere, ma noi abbiamo detto agli astronomi, poi mai, dopo diventa sempre giorno, non vediamo più niente. Però in termini energetici, più io ne raccolgo, più ne, eccetera. Va bene. Tanto che voi sapete che in un metro quadrato arriva un kilowatt, se venisse la luce del sole perpendicolare. Quindi in realtà ci tengo acceso un ferro da stiro, si possono stirare camicia a volontà. Bene, quindi per farla breve, prendendo 4 volte il protone, ho l'elio, neutrini e l'energia. La domanda è, sarà sufficiente? Quanto tempo campa sto sole? Bene, per vedere quanto tempo campa lo facciamo, il conto. Uno dice, lo facciamo? Sì, lo facciamo tenendo conto di questo, che se vogliamo calcolare quanto vivrà, non ci basta solo considerare quanto tempo possiamo ottenere energia trasformando l'idrogeno in elio, perché abbiamo detto che a un certo punto l'elio al centro è tanto, non c'è più idrogeno, e il sole che cosa fa? Il sole farà quello che ho detto prima, cioè attento, brucio l'elio, brucio il rusco, e quindi trasforma questa volta 3 nuclei di elio in 1 di carbonio. Non si è capito, lo ripeto, perché è il passaggio fondamentale. La stella, quindi fornace nucleare, nel momento in cui ha finito di bruciare l'idrogeno al centro, ha fatto l'elio, fa come faremo noi con la spazzatura, con il rusco. Cerchiamo di ottenere energia bruciando il residuo del bruciamento precedente. Solo che mentre qui ci voleva, aspetta, è lì, mentre lì ci voleva 10 milioni di gradi, per bruciare questo, siccome sono delle particelle cariche di più, bisogna portare la temperatura a 100 milioni di gradi. Quindi io devo aumentare l'energia della fornace, la probabilità di far avvenire reazione diventa sempre più bassa, perché come noi sappiamo bruciare le scorie è più difficile ed è meno efficiente. Ma il sole ci penserà da solo, perché si autoregola e fa questo. E quindi, se tengo conto di questo, posso calcolarmi quanto vive il sole. Non abbiamo tempo di entrare in dettagli. Se io prendo quant'è l'energia totale disponibile, che si può calcolare, adesso non voglio fare i conti, e divido per quanta energia consuma in ogni secondo, pronti? Lo ripeto, è come una macchina. Quant'è il serbatoio totale? Tot, 50 litri. Quanto consuma al chilometro? Tanto, faccio il conto e dico quanti chilometri. Tutti distrutti? Guardate che il difficile viene dopo, quindi qui siamo ancora agli inizi. Ci siamo fin qua. Il discorso è banale, no? Bene, se facciamo questo tenendo conto dell'energia nucleare, si vede che il Sole può vivere circa in totale, con tutta la sua, circa 10 miliardi di anni. Circa, stiamo parlando. Facendo un sacco di manicomi, di casini. Non è che la Terra noi ce la godiamo tutta, perché quando diventa una gigante il Sole ci viene addosso, quindi ci sono dei problemi. Ma lasciamo perdere, ma in quanto tale lui può campare circa 10 miliardi di anni. E quindi, siccome ne ha 4,5, siamo a metà del cammino della sua vita. Ci siamo? Bene. Allora, questo lo saltiamo perché è troppo complicato, adesso non abbiamo tempo. Così, questo è come sarà il Sole fra circa 4 miliardi di anni. Il nucleo centrale, residuo dei bruciamenti, questo piccolo nucleo, tutta la materia buttata fuori, questa è la nebulosa planetaria. Se stasera fosse sereno e avessimo un telescopietto, lo potremmo vedere. È osservabile, è una foto vera, non è finta. Il Sole, questa è una stella appena un po' più grande, però dove sta? 2300 anni luce, e sarà in questa maniera. Qui c'è il nucleo centrale che irraggia, riscalda l'idrogeno, l'elio, quello che c'è intorno, e ci sono questi bellissimi colori. Oggetti di questo tipo, quindi stelle come il Sole, morte, quindi un po' più grande del Sole, che sono già evolute, eccetera, ne abbiamo moltissime, vediamo se si vede. Ciccio? Sì? Guardate, sono questi oggetti spettacolari con le immagini che... Queste sono stelle che hanno già fatto il loro percorso di vita, come farà il Sole fra più avanti. Sono nate prima e hanno avuto tempo di evolvere. Cioè, queste sono, si chiamano stelle nebulose planetarie, e il nucleo centrale sta lì. Porca miseria, ma perché fa sempre così? Ci torniamo sopra. Queste sono stelle piccole come il Sole. E quindi non ci va più. Aspetta, andiamo avanti ancora. Boing, ciccio, fermo lì, stai buono. Ti, ta, ti. No, porca miseria,
troppo avanti, bisogna andare più piano. Stai lì. Arrivo, Lì. Stai lì, stai. Sì, aspetta, andiamo più avanti. C'è una che, c'è quella che è fondamentale. Aspetta, dov'è? Oh, che miseria. Allora, andiamo avanti così, aspetta, va bene, se no dopo salto. Allora uno dice, bene, bene, dice, ma allora il sole ha fatto il carbonio. Vi ricordate? Vi siete persi, adesso ho fatto un po' di casino. Idrogeno, l'elio, l'elio faccio il carbonio. Uno dice, sole, perché adesso hai il nucleo di carbonio e non vai avanti? Perché per bruciare il carbonio, metterlo insieme con un altro, bisogna andare a 800 milioni di gradi. Quindi il sole si dovrebbe comprimere talmente tanto da aumentare talmente tanto la temperatura e, vi anticipo, non ci arriverà mai. Non riuscirà a comprimersi a quel livello. E quindi il sole a un certo punto avrà un problema di produzione. Non riuscirà ad andare oltre il carbonio perché non riesce a fondersi ulteriormente, a restringere. Le stelle più grandi, come vedremo fra un attimo, invece possono fare un'altra strada. Possono aggregare e costruire progressivamente degli elementi chimici più pesanti sommando ogni volta un nucleo di elio. Quindi, se la stella è abbastanza grande e abbastanza massiccia da alzare la temperatura, riesce ad andare avanti nella catena e produce altri elementi, dal carbonio, dall'ossigeno, il magnesio e via dicendo, il neon. Quindi costruisco via via, per fusione nucleare, altri elementi chimici e producendo altra energia, ma sempre più velocemente e sempre più fatica, perché devo sempre aumentare la temperatura. Vi siete persi tutti? Sicuri? Quindi questo meccanismo di fusione produce elementi chimici via via più pesanti. Dov'è il problema? Attenti, resistete ancora poco, attenzione. Quando io arrivo a mettere insieme il ferro ha, attenti, 26 protoni, 30 neutroni e 26 elettroni. Solo che quando io tento di aggiungergli in un altro, attenti, succede una cosa pazzesca. E cioè che cosa? Succede questo, che la stella esplode perché non vuole prendere dentro un'altra cosa. E è come uno che è andato al mercato, ha riempito il carrello di tutto, ha riempito bene bene, arriva alla cassa e la cassiera gli fa alt, compagno, qui adesso si paga. Se lui non ha i soldi e non riesce ad andare avanti energeticamente, a quel punto salta per aria tutto, perché gli dicono, cosa stai facendo? Stiamo scherzando? Ci siamo. Ecco quindi che la stella esplode, non ci proviamo neanche a farlo vedere il filmato. Questo è una stella esplosa nel 1054 che i cinesi hanno visto esplodere e diventare brillante come il sole. Quindi è un oggetto visto, vero, che è veramente esploso perché è arrivato a un punto in cui non riusciva più a produrre energia al proprio interno. La stella esplodendo fa un disastro pazzesco e questo disastro pazzesco diventa talmente brillante che una stella che esplode è brillante quasi come tutta la galassia, come gli altri miliardi di stelle. Ed ecco allora che con questo gioco succede questa cosa interessante, e cioè che nel momento in cui avviene l'esplosione, invece di andare avanti, succede questo, che il ferro preferisce spezzarsi, ridare indietro i componenti e dare fuori quei 4 neutroni che gli avanzavano. Lo ripeto, il ferro è 26 protoni, ci siamo? 26 elettroni, 30 neutroni, neutri. Uno dice, non me ne frega niente. Lui si rispezza e dà 13 particelle fatte di 2 protoni e 2 neutroni. Gli rimangono fuori 4 neutroni. Allora, fate un ultimo sforzo. Quindi, da 30, 26 e 26 si pareggiano con gli elettroni, tutti contenti. Bene, ne rimangono qua. I 4 che rimangono, attenti, e questo è il nucleo fondamentale del discorso, sono neutri. Quindi sono dei potenziali proiettili eccezionali che non hanno il problema della barriera, perché loro sono neutri, non gliene frega niente delle cariche elettriche degli altri. Chiaro? Quindi sono i proiettili ideali per andare dentro i nuclei e farli diventare più pesanti, cioè per costruire quegli elementi chimici che poi torneranno indietro con la fissione.
Non si è capito niente, lo ripeto. Fin tanto che io metto insieme, devo superare la repulsione. Dal momento in cui arrivo alla cassa, mi avanzano dei soldi in tasca che non avevo previsto e con quello faccio qualcos'altro. E siccome questi sono neutri, loro mi fanno aumentare progressivamente gli altri. E quindi costruisco degli altri elementi chimici che sono più pesanti del ferro. C'è qualcuno che ha seguito? Sì? Dice vagamente? Allora, però aumenta il numero atomico? No, però. Sì, aspetta, ci arrivo. Guarda. Allora, se io vado su, vediamo questa tabella, non vi impressionate. Attenzione, la faccio vedere e poi spiego. Cosa succede? Questi sono gli elementi bassi, piccoli, idrogeno e via dicendo. Man mano che vado qui sono più grandi, qua c'è l'uranio, ok? Cosa succede? Abbiamo visto con questo meccanismo che fondendo questi faccio via via quelli più pesanti, fino a che non arrivo al ferro, che è il punto massimo di energia di legame, in cui se provo a dargli qualcosa preferisce tornare indietro. Ma siccome uso i neutroni che sono neutri, riesco a costruire gli altri. Solo che questi li ho prodotti con la fusione, da qui torno indietro con la fissione. Quindi solo le stelle grandi massicce riescono a fare questi. E quindi se li trovo sul Sole, li trovo sulla Terra, non li ha prodotti il Sole, perché il Sole non ci sarà mai riuscito. Il Sole al massimo arriva al carbonio. Quindi vuol dire che il Sole è nato in un materiale preinquinato da stelle grandi che sono già esplose. C'è qualcuno che ha seguito? Uno dice, ma come cacchio è? Perché? Attenti, perché qui scatta un'altra questione. E scatta il punto che, vediamo se si vede la diapositiva, no, aspettiamo, che quanto vivono le stelle? Uno dice, aspetta un attimo, una stella come il Sole abbiamo detto che vive circa 10 miliardi di anni. Uno dice, va bene, ne piglio una 10 volte più grande, siccome 10 volte più grande il suo serbatoio vivrà 10 volte di più. No, perché no? Perché una stella come il Sole consuma una certa quantità. La stella 10 volte più grande consuma 1000 volte di più. È come una Ferrari rispetto a una 500. Quindi se consuma 1000 volte di più, vive 100 volte di meno. E quindi invece di vivere 10 miliardi di anni, una stella 10 volte più grande vive solo 100 milioni di anni. Ecco perché io ho avuto tutto un grande inquinamento, perché le stelle grandi che producono elementi chimici pesanti hanno avuto tempo di evolvere tutto e di fare un macello e lasciare la loro spazzatura. Non si è capito niente niente? Sì, cioè in altre parole è come se in questa città strana che è la nostra galassia la nascita degli elementi chimici è legata alla diversa massa di partenza delle stelle. Le stelle molto grandi evolvono rapidamente, le piccole vanno... Per noi è meglio stare vicino a una piccola, perché stare vicino al Sole vuol dire stare tranquilli di tanti anni. Se vado intorno a una stella 10 volte, 100 volte più grande, campa qualche milione di anni, fa un macello. Che cacchio la fa la vita in quella stella lì? Quindi questo già ti dice che se vogliamo cercare la vita nell'universo dobbiamo cercarla intorno a stelle piccole e vecchie, perché loro hanno avuto tempo di creare quello che serve. Bene, quindi c'è una generazione successiva di stelle, tanto che se nascono delle stelle sul materiale già inquinato avranno una vita diversa da quelle che sono nate prima, anche se devo tener conto della massa. Allora, resistete ancora 5 minuti e finiamo. Cosa succede? Che a seconda della massa, se la stella è molto più grande del Sole, 8 volte più grande, ma più piccola di 25 volte, ci sarà una stella di neutroni. Se invece la stella è più massiccia, se va oltre le 25 masse, ci sarà il famoso buco nero. L'evoluzione della stella di grande massa porterà ad avere il famoso buco nero. Ci siamo? Che non è altro che il cadavere di una stella enorme, massiccia, che ha avuto la sua evoluzione veloce. Vediamo rapidamente e poi finiamo. La stella di neutroni diventa estremamente compatta. Pensate, diventa talmente compatta che una stella come il Sole, che non diventerà mai una stella di neutroni, perché abbiamo detto che si ferma al carbonio, non esplode, diventerebbe tutta la massa del Sole in una sfera di 10 chilometri.
Tutto il Sole è una palla microscopica. Vi do un'altra notizia: se la Terra diventasse un buco nero, e non ci diventerà mai, tutta la Terra, tutti, in una pallina di un centimetro. Tutti. La concentrazione è talmente violenta, è chiaro. Quindi questo è un punto molto importante, perché le stelle di neutroni fanno questo scherzo. Vediamo se parte. Parte sto filmato. Facciamo un atto di coraggio. Se non parte lo lasciamo perdere. Non parte. Sì, aspetto, ma non parte. Ho già capito che è birichino. Un po' di più. Perché lo faccio vedere? Per questo motivo. Siccome la stella è grandissima, il Sole, e ruota su se stesso, quando io lo comprimo fa l'effetto della pattinatrice su ghiaccio. Sta con le braccia larghe, attenti. Quando io lo comprimo, che cosa fa? Ruota molto velocemente. La ballerina, la pattinatrice, pattina velocissima a un certo punto. Perché deve conservare un momento. Ma se ruota fortissimo, è come la dinamo. La dinamo produce energia, campo elettrico, e produce il faro luminoso. Ecco che quindi le stelle di neutroni diventano le famose pulsar, cioè stelle che ruotando vorticosamente, l'asse di rotazione è diverso dall'asse magnetico e quindi girando fa questa specie di radiofaro. Perché la compressione fa aumentare piruetta più veloce e quindi fa un campo magnetico maggiore. Se andiamo avanti a questo punto, vediamo sto benedetto buco nero e finiamo col buco nero, saltiamo questo che non serve adesso, il famoso buco nero. Se la stella è più grande di una certa massa, quindi tutto il Sole sarebbe in 3 km e la Terra in un pallina di un centimetro. Ma qual è il punto? Perché si chiama buco nero? Il buco nero non è un buco e non è nero. Dice, sei scemo? Attenti, perché il buco nero non è... La sto mettendo giù brutale e finisco, eh. Allora, qual è il punto? Stai lì, fermi, questo non facciamo per... Il buco nero non è buco e non è nero perché è un oggetto massiccio collassato talmente denso che deforma lo spazio-tempo. Uno dice, mamma mia, non ho capito niente. Prendiamo una coperta meravigliosa qui dentro, va bene? Tutta pari, bella liscia, e ci mettiamo delle palline. Se viene uno che butta una palla di piombo pesante sulla coperta, la palla di piombo fa un avvallamento, deforma la coperta. E le altre palline gli cadono addosso. Non è lei che chiama le palline, è la deformazione della coperta. La deformazione dello spazio-tempo fa sì che gli vadano addosso. E non è un buco. Il Sole, perché la Terra gira intorno al Sole? Perché il Sole, per quanto sia, deforma localmente lo spazio-tempo e la Terra è come se corresse dentro un velodromo. Trova là intorno, è come un imbuto. Corre lì, non deve andare troppo forte se no scappa via, non deve andare troppo piano se no casca giù. Quindi la gravitazione è una deformazione dello spazio-tempo. Non c'è qualcuno che dice, io quando vado alla scuola un bambino mi ha detto, che di quinta, di quarta, mi ha detto perché la Terra gira intorno al Sole? E mi ha detto perché si vuole abbronzare. Che è una risposta meravigliosa, ma che non è chiaro, no? Il perché, un conto è dire come si muove, il perché è perché l'oggetto deforma lo spazio-tempo che è intorno. Quindi il buco nero è un oggetto che deforma talmente tanto che, attenti attenti, neanche la luce riesce a uscire. La velocità di fuga dal buco nero è maggiore della velocità della luce. E quindi anche la luce non esce, non perché non ci sia l'energia, quello è un altro paio di maniche, ma perché la deformazione dello spazio-tempo è talmente violenta che anche il fascio di luce fa come un missile che parte e ricade giù. Quindi io il buco nero non lo vedrò mai direttamente, lo vedo per l'effetto che fa sul fatto che attira, fa cadere del materiale su di sé e viene trasformato in energia, ma non vedo lui. Anche la famosa foto che avete visto non è la foto del buco nero, dice, ma come un buco nero poi lo vediamo? No, è noi vediamo l'inviluppo, la zona oltre la quale non si può più uscire. Vediamo quindi quella cosa che si vede, è il materiale che stiamo vedendo che spiraleggia intorno. Tant'è che se io faccio un imbuto e butto una pallina, non è che casca giù dritta, comincia a roteare, a spiraleggiare e va a finire giù. Quindi quella foto è l'impressione, fra virgolette, se volete, dell'esistenza del buco, perché da un certo punto in avanti non vedo più perché non mi esce l'energia. Ma in realtà c'è, è chiaro?
Vedo come uno che sta dentro una gabbia, vedo la gabbia, dentro non ci guardo, perché non esce niente dalla gabbia. Ma non è infinito. Infinito il buco? Stiamo rilassati, attenzione. Quindi c'è una deformazione. L'oggetto che cade dentro, bene, cade in realtà, mentre cade gli si allunga il tempo, perché il suo orologio rallenta progressivamente. Quindi ci mette un sacco di tempo. Quando arriva dentro, siccome la velocità di fuga è maggiore della luce, non tornerà fuori, anche se ci sono i buchi neri che va a proteggere gli occhi, adesso non facciamoci la testa. Quello che conta è che io in un certo senso ne perdo la individualità, l'informazione. Cosa c'è dentro un buco nero? Nessuno ve lo sa dire veramente che cosa c'è. Quello che noi possiamo dire con ragionevole certezza, che finora le prove della relatività generale lo confermano, non abbiamo tempo di dire delle onde gravitazionali, è che il buco nero in quanto tale esiste e agisce come pensiamo che agisca, ma non sappiamo cosa c'è dentro esattamente, perché nessuno è andato dentro a vedere e torna fuori a dirci com'è, anche se ci sono i problemi dell'evaporazione, eccetera. Quindi questo è il famoso buco nero. E quindi, morale della favola, finiamo, questi sono i disegni che fanno un po' schifo, saltiamoli, perché è ingannevole, perché in realtà ha intorno della materia che la cresce, e noi il buco nero, finisco con questo, come facciamo a vederlo? Perché, attenti, è come se noi andiamo a Parigi, finisco così, sotto la Torre Eiffel, una giornata di nebbia pazzesca, un disastro di schifezza per me, arriva un signore, prende l'ascensore e va in cima. Quando arriva in cima io non vedo niente, ma se lui si butta, mentre cade urla, lo sento cadere, sento urlare. Quindi io vedo l'effetto che la presenza della caduta del buco nero fa sull'oggetto che sta cadendo. Quindi l'oggetto che va verso il buco nero viene trasformato in energia e vedo l'emissione indotta da questa acquisizione, non il buco nero. Ci siamo? E questo si chiama disco di accrescimento, eccetera, ma non abbiamo tempo. Come finiamo? Finiamo, questo no, ovviamente, finiamo in questa maniera, ripassando e poi andiamo fuori. Allora, che cosa abbiamo detto questa sera? Siamo partiti dal Big Bang, idrogeno e elio. Bene, nella fase iniziale, siccome stiamo venendo da una cosa che è calda e si dilata, man mano che incomincia a dilatarsi, a raffreddarsi, si struttura la materia. Ci sarà il bosone di Higgs, il quark, il protone, il neutrone, poi l'atomo, la molecola, ma più si raffredda e più la materia si ristruttura, fino ad arrivare alle stelle noi, e arriviamo a noi. Noi, da come siamo, guardiamo indietro nel tempo con strumenti opportuni, guardando più lontano o costruendo, per esempio, il Large Collider di Ginevra, dove simuliamo le condizioni iniziali di partenza. Facciamo un caldo tremendo, facciamo scontrare le particelle e vediamo come sono fatte. Quindi noi, telescopi, radiotelescopi, bla bla bla, laboratori del Gran Sasso, laboratori di Ginevra, tutto sono passaggi per verificare la validità del nostro modello di espansione di questo universo, in modi diversi di guardare la realtà in fasi diverse. Dal momento in cui si incominciano a innescare le prime stelle, dopo le stelle sono le fucine di costruzione degli elementi chimici. Il Sole in particolare fa gli elementi di base, cioè l'idrogeno fa l'elio, con l'elio fa il carbonio, poco più, perché non avrà mai la sufficiente energia di compressione tale da innalzare la temperatura via via a livelli maggiori. Perché servono i livelli maggiori? Perché la repulsione di cariche elettriche dello stesso segno è sempre più complessa, sempre più grande e si fa sempre più fatica a vincerla. Lo ricordate? Io la vinco innalzando la temperatura. Questo però non basta. Perché? Perché avvenga veramente la reazione nucleare, bisogna che succeda anche questa storia del neutrino, eccetera, cioè che ci sia anche un matrimonio che va in porto, perché nel Sole ogni 14 miliardi di incontri uno va in porto. Questo è un pessimo segno perché sembra poco probabile, ma è un ottimo segno perché ci dice che il Sole evolve lentamente. È una macchina termica, una centrale nucleare che si autocontrolla, consuma quello che serve e niente di più. A un certo punto arriverà a finire. Le stelle più grandi sono come le macchine: più la prendo grande e più è vero che il serbatoio è grande, ma più consuma, e se più consuma meno vive, e quindi c'è una gradualità di vita
nelle stelle. Più sono grandi, più fanno spettacolo, fanno scena, esplodono, eccetera, fanno le stelle di neutroni, i buchi neri, ma vivono poco. È chiaro? E inquinano il mezzo in maniera tale che ogni stella che nasce lì trova dentro di sé degli elementi chimici già prodotti da altri e non autoprodotti. Siccome il Sole li ha, sulla Terra abbiamo l'uranio, evidentemente c'è qualcun altro che l'ha prodotto prima, non il Sole. E questo ci dice che c'è una visione successiva di popolazioni che si susseguono alla nostra galassia articolando un quadro molto complesso come sono le città, come sono tutto il mondo complicato in cui c'è il mescolamento, via dice, di gradazione di età, via dice. Tutto questo quadro si spiega nel contesto anche dell'attività generale da una parte e dall'altra con il discorso della fusione degli elementi chimici leggeri e della fissione degli elementi chimici pesanti. Grazie. Prego. Le nove sono quindi derivati di stelle che vivono poco. Le nove, allora, attenzione, le supernove cosiddette sono quelle che esplodono e sono stelle massicce che vivono poco, bene, e che lasciano buchi neri e via dicendo. Quindi vita di qualche milione di anni, massimo 20, 10, 100 milioni di anni, perché sono molto massicce. Le nove invece, non le supernove, sono il risultato, io non ho fatto in tempo a parlarne, del fatto che le stelle tendono a vivere insieme, delle binarie, e quando io ho due stelle si scambiano materie fra loro e l'evoluzione è cambiata, perché come in una famiglia, il vivere insieme altera la vita di entrambi e quindi si hanno fenomeni molto complessi di scambio di massa, si passano materia e quindi l'evoluzione è molto diversa. Io non ho avuto tempo di entrare, ma se si parla di quello, allora si arriva a capire come oggi abbiamo la fusione di buchi neri che vengono da due stelle che sono vissute separatamente ma vicine e che da un certo punto in avanti cominciano a spiraleggiare una con l'altra e si uniscono. Nel momento in cui si uniscono danno queste famose onde gravitazionali. Adesso non abbiamo tempo, ma è una cosa. Quindi è il fatto che si siano trovate le onde gravitazionali è una conferma della vita delle stelle binarie e dei buchi neri e di come interagiscono fra loro in base alla relatività generale di Einstein. Bang. Un po' complicato. Voglio dire, quindi mettendo insieme anche il fatto che le stelle sono. Se noi stasera, se si vede l'Orsa Maggiore, c'è una stella che si chiama Mizar nel timone, che è fatta di sei stelle, sono qui. Le stelle vivono in famiglia, cioè alla fine, ragazzi, siamo brutali. Quando noi andiamo a studiare in dettaglio le stelle e la natura, è un po' come studiare la gente, come noi. E può sembrare strano, io dopo 50 anni che faccio il lavoro mi sono reso conto, le interazioni fra loro si influenzano con l'altra, quelle che stanno da solo sono, non è detto che siano meglio, però fanno la loro vita, poi inquinano il mezzo, arriva quell'altro che nasce, gradazione di età, movimenti, distanze, cioè, no, e poi ci sono le stelle che hanno i pianeti hanno i satelliti, c'è tutto un grande casino dappertutto, sarà pieno di gente da tutte le parti, ma che meraviglia, qual è il problema? Stiamo rilassati. Mentre noi siamo qui seduti, no? C'è una galassietta piccola che viene verso la nostra galassia e viene assorbita, immigrati. Ma ragazzi, arrivano 100 milioni di stelle dentro la nostra che ha 200 miliardi, si mescolano e fanno il loro casino, fanno quello che possono, come tutti. Cioè, e noi reagiamo con un attimo di perplessità, dico quanto cacchio di gente mi arriva, vuoi vedere che sono tutti matti, poi si vede che invece quello è buono, poi si sposa con uno dei nostri, un casino. Cioè voglio dire, qui bisogna mettersi in una logica di andare oltre questo nostro senso di quasi di perdita di razionalità in un contesto complesso. L'universo è complicato, ma allo stesso tempo è micidiale perché si autoregola. Il sistema solare è un sistema musicale. Se io gli sposto Giove succede un casino, ma anche se gli sposto la Terra succede un casino agli altri, perché è tutto regolato, sono tutti, diciamo, in risonanza fra di loro. E questo è il bello, cioè la soluzione dei problemi porta a una descrizione che è apparentemente complessa, poi si semplifica ed è bella, è brillante. La soluzione intelligente è brillante, è bella, ti dà soddisfazione,
Io ho avuto la fortuna di fare la ricerca per tanti anni, mi diverto, adesso hanno trovato le onde gravitazionali, porcaccia la miseria, io mi sono laureato con Silvero negli anni 70, non avremmo mai pensato che avremmo potuto vedere le onde gravitazionali, la verifica della teoria di Einstein, mai, tant'è che io adesso sono andato in pensione 5 anni fa e sono, lo dico in francese, incazzatissimo perché non è successo mai niente, poi vado in pensione, succede tutto adesso, non ho capito, potevano farlo prima. Cioè, capito, vorrei campare fino a 120 anni per vedere come va a finire questa storia. Dopodiché uno ci pensa e dice, ma perché il nostro momento dovrebbe essere peculiare? Fra 100 anni chissà cosa ci sarà. No, il povero Galileo Galilei che si è inventato i cannocchiali, che non è vero perché l'abbiamo già inventato, ma ha capito come andava il mondo, poveretto se vivesse oggi, ma Einstein nella tomba si agitava come un pasto, adesso gli hanno detto, guarda, le onde gravitazionali ci sono, se l'è messo tranquillo, lui adesso nella cassa non si agita più per niente. Cioè, sono cretinate, ma te, se noi, parlo alle bambine lì, se noi non ci mettiamo con la testa a immaginare di andare oltre l'ovvio e a renderci conto che c'è qualcosa di eccezionale che noi esploriamo passo passo, veramente non vale la pena. Di che cosa stiamo a litigare? Ma ragazzi, oh! Chi altri se non Flavio Fujipecci avrebbe potuto dare un'interpretazione antropologica, sociale, musicale dell'universo? Così. Soltanto lui. Ma non è quello. Silverio, prendete un libro, Mario Livio, La bellezza dell'universo, porca miseria, dove fa vedere come ogni nuova scoperta, verifica la teoria, semplifica il mondo. Cioè, non te l'abbiamo. Prima dicevano, la Terra gira intorno al Sole. Il povero Tolomeo, che non era un coglione, ha fatto i cerchi, ha fatto un macello, un modello complicato, un genio, attenzione, perché voglio vedere noi a descrivere in moto con dei cerchi, visto che sono tutte lisce, tutte sgangherate, stiamo molto calmi. Dopodiché, però, poverino, più di tanto, è arrivato Copernico, ha messo in mezzo Galileo, eccetera, tutti come. Poi è arrivato Newton, dice la forza di gravità, una massa tira quell'altra, F uguale G, M1, M2 diviso R quadro. Ma attenti, un conto è descrivere, e un conto è dire perché. Attenzione, il buon Einstein ha detto, fermi tutti ragazzi, la gravitazione è ribaltata, non sono i corpi che si attirano, è lo spazio-tempo che fa sì. E quindi nel momento in cui si mette in questa logica uno, capisce perché la Terra gira intorno al Sole, capisce perché questo se lo lascia andare casca per terra, capisce perché la mela è andata in testa a Newton, capisce perché il buco nero è fatto come è fatto. Quindi la soluzione innovativa semplifica il quadro ed è elegante. Mentre prima io dovevo attaccare un sacco di motivazioni e spiego contemporaneamente come si muove Mercurio, come si muovono. Perché cacchio oggi giriamo con il tom-tom questo accidente? Perché i satelliti che girano intorno, che frullano, sono gestiti in base alla relatività generale. Se non tengo conto di quello, col cacchio che trovo dov'è il posto? Io non lo trovo lo stesso veramente, ma quello perché sono coglione io. Però voglio dire, capito? Cioè, se uno non si mette in questa logica, non si capisce perché cacchio dobbiamo cervellarsi a fare della roba. Ragazzi, adesso facciamo l'anniversario della Luna, ma è stata una cosa pazzesca. Cioè il John Kennedy, poverino, ha detto, ragazzi, non lo facciamo. Perché facciamo questa operazione? Perché vogliamo provare a fare le cose difficili, non quelle facili. È una risposta strepitosa che dice la differenza che c'è fra fare una cosa perché uno vuole capire e uno che è un patatino che vuole campare alla meno peggio. Avete capito perché prima vi dicevo che è evidente quando Fujipecci parla di queste cose che ami il suo lavoro? Ma hanno pagato per 50 anni per farlo, attenzione. Voi, chi lavora ancora, paga la mia pensione. Anzi, è bene che continui. Le cose che dice sono sguardi sempre verso il futuro. Dice, questo non lo possiamo spiegare, ne parleremo. Devi tornare tra noi, continueremo a vederci. Ancora un applauso per Flavio. Andiamo fuori con Flavio un momentino a fare un po' di osservazione del cielo, condizioni permettendo. Voglio ricordare ancora un momento il 17 di luglio la professoressa Manaresi che parlerà dei numeri primi. Ricordo che chi fosse interessato può segnarsela in fondo se non è ancora iscritto nella mailing list e non riceve ad ogni conferenza l'avviso, può segnare, mettere la propria mail in fondo per farlo. Può anche segnarsi chi desidera avere
una certificazione di presenza, studenti, insegnanti, anche questo lo facciamo. È possibile anche in rete sulla piattaforma Sofia, per la collaborazione con l'UCIM, far valere la presenza a queste conversazioni. Buona osservazione, no, del cielo. Applauso a Silverio e a tutti quelli che fanno questa cosa, perché non faccio finta, è veramente il fatto di divulgare è veramente fondamentale. Quindi l'iniziativa che fa Silverio con gli amici qui è una cosa eccezionale, lo dico perché vale la pena. Non la fa Silverio, ma la fa l'Oratorio di San Giacomo, il gruppo Spazio Tempo, grazie a Don Beppe, grazie alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola e alla CLAI che ci finanzia. Mi scuso per i disguidi tecnici che via via nel tempo andiamo cercando di ridurre acquistando tecnologia migliore. Buona serata e buona visione del cielo.